la sua formazione professionale di danza in Italia all'età di 20 anni. Dal 2002 è coreografo residente del New York Ballet Theatre. Crea coreografie per importanti produzioni teatrali, operistiche, ballettistiche e televisive, collaborando con grandi stelle della danza mondiale come Roberto Bolle ed Alessandra Ferri. Non a caso vincitore del premio Primi 10 USA 2016 con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri italiano come uno dei 10 italiani più influenti negli Stati Uniti. Lui è Marco Pelle, geniale e sempre originale, coreografo di fama internazionale. Beh, innanzitutto Comacchio è bellissima, devo dire. Lo stage è assolutamente organizzatissimo, è meraviglioso perché è tutto organizzato proprio perfettamente. E io non faccio mai stage in realtà, non ne faccio quasi mai. L'ultimo stage che ho fatto è stato, non so, 12-13 anni fa. Sono qua a Comacchio in veste di coreografo, che è l'unica veste che posso indossare effettivamente, e porto due coreografie. Uno che è una prima nazionale che verrà ballato da Martina Arduino e Marco Agostino, si intitola Fil Rouge e è stato creato per il New York Theatre Ballet come assolo in piena pandemia, quando a New York si facevano queste bubbles, si chiamavano queste bolle, dove le compagnie si esibivano per pochissime persone. E io ho fatto questo pezzo a solo, che poi per loro ho trasformato in passo a due. La seconda coreografia è una prima mondiale che si intitola MA, Marie Antoinette, che ho creato per Mara Galeazzi a Londra. È stata presentata in sede privata a Londra e qua come prima mondiale la presentiamo e sono molto contento, devo dire. Non vedo l'ora che vada in scena perché è stato un pezzo per cui ho studiato tantissimo con una grande ricerca musicale ed è stato il primo passo verso una mia forma espressiva forse un po' più intellettuale, meno di pancia, per cui sono molto contento.